Oscar alla miglior colonna sonora, 17 Grammy, 3 Golden Globe sono solo alcuni dei premi ricevuti da John Williams, il compositore statunitense più celebrato della storia del cinema. Parliamo di colonne sonore del calibro di Star Wars, alcuni episodi di Harry Potter, E.T., Indiana Jones, Salvate il soldato Ryan, Superman, Mamma ho perso l'aereo, Jurassic Park e Lo squalo. Proprio a Williams domenica sera l'Orchestra Sinfonica Rossini, diretta dal maestro Molinelli, dedicherà un concerto che andrà a chiudere la stagione musicale fanese Vitruvio 3.0. I biglietti ad un costo di 15 euro per il primo settore e 12 il secondo potranno essere acquistati al botteghino del teatro. Devo dire che è uno di quei concerti in cui poi gli spettatori potranno dire fra qualche anno io c'ero, perché tutte le grandi orchestre e anche le amministrazioni cercano una volta nella loro attività, nella loro vita, diciamo, di fare un omaggio a John Williams. Quindi saremo più di 60 elementi sul palco della piazza 20 settembre, poi diciamo qualcosa anche di questo, e sarà corredata l'esecuzione musicale anche dalle immagini tratte dai film e montate dall'esperto cinematografico fanese Luca Caprara. In questo concerto di John Williams eseguiremo Star Wars, Superman, E.T. e Indiana Jones, e piazza 20 settembre si trasformerà in una sorta di grandissima platea, sarà chiusa, per cui si potrà godere all'aperto in questo meraviglioso luogo uno spettacolo davvero unico. All'Arena BCC di Fano invece giovedì 21 luglio alle ore 21.15 l'Orchestra Sinfonica Rossini farà rivivere in una serata indimenticabile le musiche dei Led Zeppelin, un connubio vincente, quello tra i musicisti pesaresi e lo splendido teatro sotto le stelle di Tre Ponti, in grado di regalare magiche atmosfere e forti emozioni a tutti gli appassionati della musica rock anni 70. I Led Zeppelin, punto di riferimento della storia del rock, riproposti dai Mothership, cover band tra i più accreditate d'Europa, il Marco Romanato, il cantante, ha una voce incredibile, pari se non superiore, e qui faccio strabuzzare gli occhi a qualche fan dei Led Zeppelin, superiore a quella di Robert Plant, e insieme a loro ci sarà la Rossini Pop Orchestra, in questo caso nuovamente diretta da Roberto Molinelli, che ha creato degli arrangiamenti davvero molto belli, molto densi. In questo caso i biglietti dove saranno disponibili? Allora, in questo caso sono disponibili presso la BCC, live ticket, e si può guardare su Facebook nella pagina dell'orchestra, ci sono tutte le indicazioni.